Entra in vigore il taglio del cuneo fiscale in busta paga previsto dall'ultima legge di bilancio. Nelle Marche sono 436.827 i lavoratori che vedranno un aumento in busta paga, una manovra che porta a 100 euro il precedente bonus Renzi di 80 euro, ma che soprattutto ne amplia la platea dei beneficiari fino a 100.000 lavoratori in più. Fino al 30 giugno chi aveva un reddito fino a 26.000 euro aveva il cosiddetto bonus Renzi, quindi 80 euro in busta paga. E invece da oggi avranno 100 euro, quindi 20 euro in più per chi aveva 26.000 euro di reddito, mentre ben 100 euro per chi aveva un reddito da 26 a 28.000 euro. Questa manovra va a sanare un problema, cioè che chi aveva poco, magari poche centinaia di euro in più di 26.000 euro era rimasto escluso dal bonus Renzi e questo aveva portato parecchie lamentele, specialmente nella pubblica amministrazione. I lavoratori nella fascia da 28 a 35.000 euro di reddito potranno beneficiare di un importo che va da 1.200 a 960 euro. La situazione è diversa invece per chi ha un reddito compreso tra 35.000 e 40.000 euro. I primi avranno diritto ad un contributo di 960 euro l'anno, quota che andrà a scalare fino ad azzerarsi perché guadagna più di 40.000 euro. Ma dal 1 luglio scattano nuove regole anche per i pagamenti in contanti, che non dovranno superare un importo di 2.000 euro. Dobbiamo fermarci a 1.999 euro e può sembrare una cosa semplice perché in pochi vanno a fare acquisti contanti, ma attenzione, vale anche per i regali e per le donazioni in famiglia. Quindi anche un genitore o un nonno che vuole regalare dei soldi o qualcosa a un nipote, attenzione, sopra i 2.000 euro serve il bonifico bancario o l'assegno.